Amici lettori di Vivi Mazzara, buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento verso le amministrative dell'8 e il 9 giugno a Mazzara del Vallo. In studio, come preannunciato, l'assessore Matteo Bommarito in lista per il consiglio comunale, appunto della lista Libertà, a sostegno del candidato sindaco Salvatore Quinci. E allora, buon pomeriggio Buon Matteo. pomeriggio a te e a tutti. Allora, il tuo incontro da noi era molto atteso. Innanzitutto, come stai? Piero, guarda, sono passato 24 ore da incubo perché non sapevo di essere immortale, ecco, quindi So che non sei stato sono bene, stato però male, fortunatamente, infatti, abbiamo posticipato un po' di ho avuto interviste. degli attacchi di panico che io non avevo mai sofferto in vita mia di attacchi di panico, e quindi questo mi ha portato, diciamo, a fare delle Decisione decisioni affrettata. affrettate che poi magari in parte molti amici poi mi hanno chiamato, io non potevo rispondere al telefono, ma proprio perché mi mancava l'aria, quindi non riuscivo neanche a parlare. Però adesso fortunatamente diciamo che siamo rientrati. A me Ecco. mi dispiace magari questo incidente di percorso, ma quando si tratta di salute, dico ahimè, uno non deve guardare più in faccia a nessuno. Prima viene la salute e poi tutto il resto. Ecco, noi ci siamo permessi allora di pubblicare la tua dichiarazione stampa per volere del candidato, perché in quel momento, anche se noi ti abbiamo stoppato dicendo ti parliamone prima, eccetera, tu ovviamente, preso da una crisi istantanea, hai preso quella decisione che, tra l'altro, in una notizia che abbiamo pubblicato nel giro di 4 minuti, c'è stato un giro di telefonate, la voce è corsa per la città come chissà fosse successo chissà cosa, no? Alla fine, perché tu, anzi, lo stai spiegando, è stato un momento in cui la condizione di salute non ti ha permesso quella lucidità, e può anche capitare, perché viviamo in una campagna elettorale dove allo stato attuale lo stress regna sotto tutti i punti di vista, perché un Matteo Bommarito assessore, un Matteo Bommarito che continua a lavorare per la campagna elettorale, all'improvviso aveva creato questo stop, e dopo alcuni minuti non ci ha ripensato, si è risvegliato, forse è il termine dirlo, è ritornato in campo e forse più forte di prima. Questo è stato, innanzitutto, la città ti ha dimostrato grande vicinanza, grande amore e grande affetto. Forse lì hai capito il legame tra Mazzara del Vallo e Matteo Bommarito. È vero, Piero, sono sante parole quelle che tu stai dicendo, perché non pensavo di fare tanto scalpore nella mia uscita fuori da queste amministrative, quindi da questa competizione. Però fortunatamente, essendo uno circondato da amici, amici veri, amici sinceri, amici che fondamentalmente poi ci tengono a te, alla tua persona in primis, e poi circondato da una bella famiglia, dov'è che loro si sono presi la responsabilità, ecco, si sono presi la responsabilità perché, ripeto, io in quel momento ero nel panico e volevo solamente staccare, non volevo saperne più niente. Loro quindi hanno fatto le scelte al mio posto e oggi li devo solamente ringraziare. Infatti siamo di nuovo in campo con un altro spirito, uno spirito molto più sereno e più È più tranquillo. È più battagliero. battagliero che mai. Quello non ci manca a noi, eh. Allora, tu stai concludendo intanto questa esperienza assessoriale, dove tu hai avuto in mano la patata bollente di risolvere tante problematiche per la città, perché non ti sei mai tirato indietro nell'affrontare i vari problemi. Una volta mi dicesti, Piero, più problemi ho davanti, più ho tanta determinazione per affrontarli. Sì, perché il comune di Mazara del Vallo non è che c'è un problema, ce ne sono milioni di problemi. Quindi si cerca sempre di affrontarlo uno alla volta e piano piano. Però quando affronti un problema, giustamente, non è semplice. Io mi ricordo quando fu che noi abbiamo acquistato i pulmini elettrici, io sono stato costretto ad andare sino a Rimini, c'era il problema del passaggio dei veicoli, quindi tutta una serie di tematiche, una serie di problematiche che non si riuscivano a risolvere. Quindi
Anche, e ripeto, anche a spese mie, perché io lo posso dire, potete andare pure a controllare, le carte parlano, a spese mie sono andato a Rimini, ho parlato direttamente con la motorizzazione di Rimini, quindi siamo riusciti a fare quel benedetto passaggio dei pulmini elettrici, sono riuscito a portare a Mazara del Vallo, ma in ritardo l'anno scorso. Quest'anno, oggi, come da promessa, sono partiti. Il servizio delle navette quindi è partito, abbiamo un servizio che è ufficiale, quindi qualcuno un paio di giorni fa mi ricordo che qualche consigliere comunale sbraitava dicendo che fine hanno fatto i pulmini hanno fatto la fine che dovevano fare, circolare per la città e dare un servizio a tutti i nostri cittadini, ai nostri turisti, a gratis, a costo zero, Piero, e a costo zero. Tutti i cittadini e tutti i turisti possono prendere queste benedette pulmini. Io capisco che due, ne abbiamo tre, però ne facciamo circolare due perché il terzo ci può servire come riserva. Sono pochi, ne acquisteremo nella prossima amministrazione che arriverà a breve, quindi io mi auguro che sia il 10 di giugno. E una delle proposte che noi faremo e che porteremo avanti sarà il servizio urbano, quindi l'acquisto di altri mezzi pubblici per dare un servizio alla città. Intanto, per quanto ti riguarda il tuo impegno sul campo, no? In città, ecco, tu hai realizzato vari progetti con tutta l'amministrazione Quinci, l'amministrazione comunale. Vogliamo citarne alcuni? Abbiamo realizzato qualcosina, non è che abbiamo realizzato chissà che cosa, giusto? Perché non è che noi abbiamo fatto chissà che cosa, non è che abbiamo stravolto la città, non l'abbiamo stravolta, abbiamo fatto noi semplicemente semplice amministrazione, abbiamo fatto le cose semplici, le cose che forse negli ultimi 20 anni non si sono riusciti a fare. Quindi per noi sono cose semplici, per altri magari sono opere che potevano essere irraggiungibili, come il dragaggio del Porto Canale, molto criticato, ma noi siamo riusciti a farlo e non ci fermeremo qui, attenzione. Non è che abbiamo fatto solo con Salvatore Quinci, sindaco, e con questa amministrazione il dragaggio del Porto Canale, noi siamo riusciti a fare dei parchi urbani. Cioè qualcuno, se tu gli spiegavi che cos'è un parco urbano, neanche lo sapeva. Oggi noi abbiamo dei bellissimi parchi urbani, l'abbiamo nel nostro bellissimo lungomare San Vito, abbiamo il parco urbano in città, quindi vicino dove ci sono i carabinieri. Siamo riusciti a fare dei parcheggi. Qualcuno si lamentava, parcheggi dove mettiamo le macchine, è vero è che la città è più grande, le macchine sono aumentate. Qualcuno ci dice che si sono diminuiti i parcheggi con la pista ciclabile, invece io vi dico che non è vero. I parcheggi sono aumentati perché noi abbiamo due parcheggi, uno in piazzale Giovan Battista Quinci, efficiente ed efficace, a soli 20 centesimi. Quando i turisti vengono, cioè, rimangono meravigliati, cioè, il parcheggio è bellissimo e si paga 20 centesimi. Boh, io se vado a Taormina pago 6 euro l'ora, a Mazara del Vallo si paga 20 centesimi, non perché noi siamo meno a Taormina, ma per dire che questa amministrazione ha lavorato, lavora e continua a lavorare, perché tutt'oggi noi siamo in carica e tutt'oggi noi continuiamo a svolgere il ruolo di amministratore, nonostante siamo candidati, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo un attimo di sosta noi non la facciamo. La scuola Buon anno, qualcuno dice avete rifatto la scuola nuova, peccato, ma ancora andava bene. No, l'abbiamo rifatta nuova, sì, a costo zero. La città non ha pagato un centesimo. Noi avremo una scuola green, efficiente ed efficace, nuova, all'avanguardia, a costo zero. Per voi possono sembrare opere irraggiungibili, per noi sono opere semplici, perché a noi piace la semplicità. Ci stiamo riuscendo, io dico che in parte un bel lavoro è stato fatto, ma ancora c'è tanto da fare, vero? C'è tantissimo da fare. Abbiamo asfaltato alcune strade, come le strade principali della città, la via Val di Mazzara, la via Castelvetrano, la via Bessarione, la via Minore Sansone, la via Luigi Vaccata. Siamo riusciti a portare a termine l'impianto di rete fognaria nella zona Trasmazzaro. Abbiamo eliminato i nitrati nel Trasmazzaro. Qualcuno diceva che era una cosa impossibile, si lamentano perché non va bene come li abbiamo tolti, ma ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto. Vuoi o non vuoi, piaccia o non piaccia, questo è quello che noi siamo riusciti a fare, siamo riusciti a mettere in campo e siamo riusciti a realizzare e non ci possiamo fermare. Oggi la città è in una fase che è importantissima, è quella di poter riconfermare questo sindaco perché, ahimè,
Ahimè, se non succede questo, significa fare un danno insormontabile alla mia città e io questo non lo permetterò a nessuno. Abbiamo bisogno di altri 5 anni per completare tutto quello che abbiamo iniziato. Salvatore Quinci ha lavorato solo per 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, perché 2 anni, io lo ricordo a tutti, i 2 anni e mezzo si è fermato l'intero universo, il mondo si è fermato per l'emergenza Covid e noi abbiamo avuto enormi difficoltà. Negli ultimi 3 anni siamo riusciti a salvare il salvabile. E a realizzare, Piero, quelle opere che Esatto. semplici, non abbiamo fatto niente di straordinario, non è che dice abbiamo acquistato la draga e la draga adesso la utilizziamo per completare il dragaggio, perché non compete e non spetta a noi ultimare il Certo, dragaggio. certo. La draga non ci serve perché ci siamo inventati il rifacimento della spiaggia. E quindi qualcuno dice, ma è un sogno? No, non siamo in un sogno, questa è realtà, questa è la città di Mazara del Vallo e Magari questo è qualcuno dice che quello. questa è una draghetta piccola per fare Se magari l'accrescimento della non spiaggia. questi 5 anni, nella prossima ancora di amministrazione qualcuno comprerà magari una draga più grande di quella che siamo riusciti ad acquistare noi. Noi siamo riusciti ad acquistarla. Altri che hanno amministrato prima di Salvatore Quinci non sono riusciti a fare tutto questo. E io dico, Ma allora perché si va a noi siamo. cercare sempre il pelo nell'uovo? No, noi non cerchiamo nessun pelo, io parlo solo di Non voi, programmi, dico altre, ma magari forse. altre forze politiche che sono all'opposizione, è normale che facciano opposizione, dico, è giusto ogni tanto complimentarsi per le opere buone che si fanno, invece si va sempre alla ricerca, pur di stare 24 ore su 24, di quella cosa che non funziona. Ora dico, in tutte le città, anche nelle capitali europee, ci sono le cose che non funzionano. Nessuna città funzionerà mai a mille per mille. O ci sia Quinci sindaco, o ci sia Ippolito, o ci sia Cristaldi o altri possibili nominativi. Per cui è una cosa fisiologica. Io ho sempre detto, e di questo ne ho fatto una battaglia anche in Consiglio Comunale, bisogna criticare l'amministrazione, bisogna Certo, criticare il sindaco, assolutamente perché sì. quando le critiche sono costruttive, allora hanno un senso, servono. Io quando vedo sui social, che mi pubblicano, una strada che non è asfaltata, quando mi pubblicano che ci sono delle buche, e allora posso capirlo, ma nel momento in cui si interviene, si riesce a risolvere il problema, bisogna Fatelo pubblicare vedere che il problema è anche. stato risolto. Questo non è mai stato Non è fatto da parte coerenza. di alcuni consiglieri comunali d'opposizione. La mia, ripeto, non è una critica, perché quando le cose non si fanno si viene criticati, ma quando le cose si fanno si continua a criticare o quantomeno si cerca di nascondere quello che si è fatto. Quindi io dico, non è che voglio parlare che noi abbiamo ristrutturato l'arco normanno, per carità, quella è normale A amministrazione. costo zero per l'amministrazione No, ma non comunale, solo l'arco con le normanno, la aziende che Villa hanno Iolanda partecipato. oggi Ecco. noi l'abbiamo ristrutturata, è efficiente, efficace, c'è una delle ville più belle della nostra Sicilia. Dico, se è poco per voi che ci abbiamo messo quasi 40 Adesso si telecamere sta nella Villa lavorando per Iolanda, la pavimentazione del che è lungomare. tutta videosorvegliata la Villa Iolanda, non è che è colpa nostra, purtroppo a costo zero siamo riusciti a fare queste poche cose, non è che. E quindi però noi ci accontentiamo per adesso, ma non ci fermiamo. Sì, sarà tutto rifatto il manto del Del lungomare, del lungomare. lungomare Mazzine. Perché qualcuno dice, ma lo state facendo ora in campagna No, elettorale? era già in programma, è che non abbiamo il tempo per completare ed ultimare tutto quello che abbiamo iniziato, Piero. Ma io sono convinto che l'8 e il 9 di giugno, quando finiranno queste elezioni, quindi quando si andrà a votare, io sono convinto che il 10 noi festeggeremo. Quindi Salvatore Quinci sarà rieletto, Salvatore Quinci diventerà di nuovo sindaco di questa città con una riconferma non indifferente e finalmente la città ci dà la possibilità di completare quelle opere che noi abbiamo in itinere, perché purtroppo, dico, ahimè, per 3 anni non siamo riusciti ad ultimare tutte cose. 5 anni sono pochi. Diciamo, a cosa ambisce politicamente Matteo Bonmarito? Sei una persona esigente, una persona d'accordi politici, cioè Assolutamente perché no, mi Piero. pare che dopo questo tuo momento di crisi fisica, che è reale, perché io lo so che è stato male, no? Dico, se ne sono dette di tutti i colori, Matteo. Guarda, addirittura è stato detto E tu mi che. hai detto poc'anzi, Piero, io ci tengo a precisare la mia posizione. Qualcuno ha detto addirittura che non gli hanno dato l'assessorato e quindi si è ritirato. Io vi posso
voglio fare stare a tutti sereni che Salvatore Quinci mi ha riconfermato come assessore, mi voleva riconfermare come assessore. Sono stato io a fare altre scelte perché gli ho detto, visto e considerato, che noi abbiamo una lista e all'interno di quella lista abbiamo delle persone che sono competenti, persone che non hanno mai avuto la possibilità di poter amministrare. Oggi io voglio dare la possibilità ad altri. Quindi sarò sempre in prima linea, sarò sempre al centro dell'attenzione all'interno di questa lista che siamo riusciti a mettere in campo grazie all'aiuto di Gianluca Messina, grazie all'aiuto della Luisa Bondi. Quindi siamo riusciti a mettere diverse anime, a raggrupparle, fare una lista e iniziare a premiare i soggetti che sono all'interno di quella lista. Io ho sempre detto che se dovessi essere rieletto in consiglio comunale, posso anche fare un passo indietro e dare spazio ai giovani. Perché ormai noi la gavetta, come si suol dire, l'abbiamo fatta e di esperienza ne abbiamo tanta, però visto e considerato che abbiamo pure i consensi perché la gente ci ha sempre premiato, la gente ci ha sempre apprezzato per quello che siamo gente umile, onesta, gente che la mattina ci alziamo e prima viene il lavoro e poi viene la politica per passione. Lo abbiamo sempre fatto per passione e vogliamo continuare a farla per passione, ma è pur vero che dobbiamo dare spazio ai giovani. Quindi se domani mi dovessero chiedere, Matteo, tu sei stato rieletto, hai bisogno di fare un passo indietro, io lo faccio anche per la lista. Vedi quali sono le mie pretese? Sono queste di fare crescere il gruppo, di riuscire a creare una nuova classe dirigente, ma di giovani. Io non che perché sono vecchio, per carità, però forse poi si arriva in un momento della vita dove che tu dici diamo spazio ai giovani, non c'è più bisogno che tu prendi visibilità, ma devi stare dietro le quinte a seguire gli altri e fai crescere una nuova classe dirigente e questo è il nostro obiettivo. Il nostro leader, Cateno De Luca, è questo quello che fa. Stavo arrivando lì. Sud chiama Nord, il nostro partito Libertà. Oggi noi abbiamo una grande opportunità, abbiamo due candidati, sono tre candidati in provincia di Trapani, All'europea. alle europee. Abbiamo Giulia Ferro, una dottoressa preparatissima, di Mazara del Vallo. Ora io dico, la città si deve svegliare o no? Non devo essere io a dire votate Giulia Ferro, a prescindere quale possa essere il partito, a prescindere. Dico, ma è una mazzarese di sicuro e di certo sono convinto che questa nostra concittadina, essendo eletta in Parlamento, io sono convinto che porterà solo ed esclusivamente gli interessi della città di Mazara del Vallo e gli interessi della Sicilia. E allora Piero, se Mazara del Vallo si sveglia, i cittadini si svegliano, iniziamo a capire come funziona la politica non sulle amministrative, ma su base regionale, su base nazionale e su base europea, noi non abbiamo capito niente, rimarremo sempre indietro. Il nostro partito di Libertà, il nostro partito di Cateno De Luca, di Sud, di Chiama Nord, ha degli obiettivi ben precisi di non lasciare indietro nessuno. Noi, in particolar modo, noi non lasceremo indietro la Sicilia, perché è stata sempre denigrata e trascurata negli anni passati. E adesso questo non lo permettiamo più a nessuno. Tra l'altro, domani sera a Cateno De Luca sarà a Mazara del Vallo Matteo Bonmarito. Avete organizzato questo importante incontro nella sede di Via Val di Mazara. Ci sarà Giulia Ferro, sarete in tantissimi e lì la cittadinanza è invitata a partecipare. Sarà un momento davvero di contatto diretto tra elettori e candidati. Ripeto, con Cateno De Luca presente, che ricordiamo nell'ultimo periodo non ha attraversato un ottimo momento per le sue condizioni di salute. Cateno si è speso tantissimo, ma non per la lista. Cateno proprio si Altro, è scusa, non è speso. la prima volta che Cateno viene a Mazara, perché so che No, Cateno De Luca punta su Mazara del Vallo. punta su Mazara del Vallo, punta sulla Scusa, e provincia. tu sei il Io sono il rappresentante? coordinatore Ecco. comunale, il coordinatore provinciale, faccio parte della segreteria regionale e per adesso ci fermiamo qui perché il partito ancora è in evoluzione e deve crescere tanto. Quindi abbiamo dei ruoli importanti a Mazara del Vallo, abbiamo delle figure, delle rappresentanze importanti di un certo peso, di un certo spessore politico, che io dico che e se tutti insieme riusciamo a capire quali sono i 20 punti cardine che ci sono all'interno del nostro progetto, del progetto della libertà e quindi all'interno di quello che noi vogliamo portare in Europa, significa meno carri armati e più gasolio per gli agricoltori, significa più soldi per la sanità, significa uno sviluppo economico non indifferente E per il meno nostro grilli territorio. per i ristoranti. Dico, ecco, bravissimo. Quindi ci sono dei punti importanti, ci sono degli obiettivi
obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Uno degli obiettivi più importanti è quello di riuscire a raggiungere il 4%, per questo chiediamo a tutti di andare a votare, di votare libertà e di scrivere nomi, perché è importante scrivere nomi nella scheda rosa che vi daranno, che voi il giorno 8 e 9 vi daranno due schede, una di colore grigia e una di colore rosa. Quella rosa è per gli europei, lì ci sarà Cateno, mettere la X sul nostro simbolo libertà, poi scrivere Cateno De Luca, poi scrivere Giulia Ferro e poi scrivere Parrinello. Questi sono i candidati che io porto in provincia di Trapani, sono i miei candidati, sono i nostri candidati, sono i vostri candidati e saranno i candidati che rappresenteranno Mazara del Vallo, rappresenteranno la Sicilia in Europa. Io dico, se questo per voi è poco, per me forse è il massimo. Perfetto. Allora Matteo, noi ti ringraziamo per questo altro incontro qui a Vivi Mazara nel tuo spazio elettorale. La prossima settimana chiuderemo l'ultima intervista con l'appello al voto, ma non possiamo escludere di farti mandare un messaggio a coloro che ancora non sono convinti di andare a votare, perché dobbiamo evitare che cresca l'astensionismo. Io mi ricordo, Piero, che 5 anni fa sono stati, se non vado errato, intorno ai 25.000 votanti, quindi sì, c'è stato un bel po' di astensionismo. E io dico solo, e voglio ricordare a tutti, voglio ricordare alla città, che è un grave danno, ed è un danno non indifferente non andare a votare. Io non voglio convincere nessuno, però io vi dico che noi abbiamo una grande opportunità oggi, e l'opportunità che noi abbiamo non è sempre che arrivano queste opportunità. È un'opportunità non indifferente. L'opportunità è quella di poter riconfermare Salvatore Quinci sindaco. Questo è il mio obiettivo, è il nostro obiettivo e l'obiettivo della città, per poter completare tutte quelle opere che ancora sono in itinere e programmare il futuro della città. Questo è il primo obiettivo che io mi sono prefissato. Il secondo obiettivo è quello che io sono un candidato, come tanti, come tutti gli altri, e io mi auguro che possa prendere consensi quelli che ho sempre preso. Mi auguro che quelli che mi sostengono, quelle persone che mi stanno vicino, possano andare a votare e non sprecare il voto, perché è un peccato. Io ripeto, veramente pochi ce ne ho parenti a Mazara del Vallo, perché sento dire molto spesso: vota per il cugino, voto per lo zio, voto per... Io non sono abituato a questo tipo di politica. Io non voto né per il cugino né tantomeno per il parente. Io voto per le persone che hanno competenza, per le persone che hanno voglia di spendersi per la città, per le persone che hanno progetti da mettere in campo. Allora io queste persone voglio votare, Piero. Quindi io sono uno di questi, io sono un candidato che ho voglia di spendermi, l'ho dimostrato, voglio spendermi per la mia città, e mi auguro che la cittadinanza possa apprezzare il mio impegno e la mia costanza. Ringraziamo Matteo Bonmarito, ricordiamo, candidato al Consiglio Comunale nella lista Libertà a sostegno del candidato sindaco Salvatore Quinci. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie a voi.